Bella a tutti ragazzi, io sono Francetti e bentornati in questo video di Bus Simulator 2020. Oggi siamo con un nuovo autobus, Irisbus Agora S. Ma adesso ve lo faccio vedere. Vabbè, questo è l'interno, faccio un tour dell'interno. Le porte ancora in fase, è in beta questo autobus, per quello che magari ci sono ancora dei bug, c'è qualcosa che ancora non è proprio non è fattibile vederlo, tipo le porte che si mettono dentro a cosa, vabbè, no, ho sbagliato. Irisbus ancora, ancora in fase di beta, quindi se qui le luci ancora non ci sono, sono invisibili. Funzionano o no? Aspetta che accendo. Vedete, sono invisibili, non si vedono, funzionano ma non si vedono. Va bene, quindi questa è la parte. Allora, vi faccio vedere l'esterno dell'autobus. Eccolo qua, Irisbus Agora S. La parte esterna bella, dai, non è stato fatto male, anche l'esterno è stato fatto abbastanza bene, anche questa parte davanti è stato fatto anche qui, è stato fatto bene, dai. L'interno non è ancora fatto così proprio bellissimo, ma tanto è stato fatto bene la parte di sopra. Irisbus Agora, ok, beh, finiamo con le ciance e andiamo a accendiamo il motore. Ok, andiamo. Non ho tanto tempo, raga, purtroppo tempo ormai in questi ultimi quest'ultimo questi purtroppo weekend, anche il prossimo che credo sarà, non avrò molto tempo per fare video, quindi non potrò fare neanche le live per ora, non farò live, non farò, porterò live per ora, magari poi vedremo. Ti muovi? C'è tempo da perdere io. Il suono l'ho modificato io, non è originale, perché era un po' assordante. Era un po' assordante, spaccavo le orecchie, quindi ho voluto cambiare. Poi se volete sentire l'originale, magari me lo direte. Ok. E lagga, raga, troppo è così. Dopo nella registrazione devo trovare un modo. Dovrò trovare un modo. Ma questo già lagava anche senza registrazione, a quanto ho notato, perché probabilmente è un problema di memoria. Sicuramente. Ciao motorista, va bene, sbagliare, per l'amor di Dio. Io posso andare come mi pare. Non vi lamentate, se no vi faccio scendere. Vi faccio scendere, non vi lamentate. Vai te cagar, meu. Tem criança no motorista. Vai te cagar, meu. 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 Vai te cagar,
E aí, motor, tudo bom? E aí, motor, beleza? Ok. E qui è scomparso un'auto, e anche la macchina. Come mai? Tutti bug strani qua. Aspetta, che sono sempre sopra il marciapiede qui. Sempre a salire sul marciapiede. Obrigado. Valeu, piloto. Il motore mi vuole. Vi muovete, come vai você, non ho tempo da perdere. Vai aí, motor, beleza? E qui quanto ci si mette a salire su. Allora, capito che qui già l'auto è piena, ci sono più di 10 persone, ci sono sicuramente. Quasi 20 ce ne saranno dentro quest'auto, guardate quanta gente c'è. Tutti posti occupati ormai. Oh motorista, oh motorista, molto rapido. Freno. Almeno i freni li hanno fatti buoni, non come nella scorsa volta con quell'autobus che i freni facevano cagare. Facevano proprio pena i freni di quell'auto. Qui li hanno fatti buoni. Qui frena in modo giusto. Invece l'altra volta c'era da impazzire, proprio frenava dopo un metro. Vale, motorista! Anche di più. Accelerazione buona. Ci sta. Hanno fatto come di base un bel lavoretto, anche se ancora mancano delle cose. Devono aggiungerci delle cose che stanno infatti che mancano, tipo la mancanza delle luci, anche se funziona, ma non c'è la vista qui. Fisicamente non si vedono proprio le luci, quindi dovranno sistemare quello. Poi anche le porte sono queste. È tipo quasi alla public transport, solo che l'interno è fatto meglio della public transport. Quasi autobus alla public transport. Vi ricordate se quando facevo i video di public transport simulator? L'esterno degli autobus è realistico, l'interno fa cagare di quel gioco lì, gli interni dell'autobus fanno cagare. Questo è meglio perché anche l'interno è realistico, è quasi, non è proprio dettagliato, è quasi realistico, è più dettagliato di quell'altro, però è quasi anche questa la public transport, veramente. Non ce la fa? Gli interni fanno cagare. L'esterno è fatto benissimo di precisione. Ma l'esterno proprio. L'interno è qualcosa di penoso. Obrigado, buon lavoro per voi. Sì, come sei stato? Obrigado, buon lavoro. Infatti dovrebbero un po' implementarlo in parte. Tranquillo, sto tutto buono. Interna. Tutto buono? Qui c'è troppa gente. Troppa gente, c'è qui si sta affollando qui. C'è troppa gente. Qualcuno cosa te l'ha fermato qua? Fammi passare, devi girare il fuoco.
Un po' di Formula 1 in strada, tanto la televisione non ci sente ancora. E perché? Bisogna ancora che scarica la televisione. Oh, cazzo. Ho superato. Mi dispiace. Non tornerò indietro, non penso che lo farò. Non penso proprio che lo farò. Buon finale! Oh, ma vi... Te mai smutturisci, sto facendo dopo. E scendete prima, no? Non ce la fa. Ce la fai? Ce la fa o non ce la fa? Quindi sa che come il C2 e l'altra volta ci siamo visto fregati su questa strada. Quasi. Se la YouTube studi così non ce la fa, che cazzo ci devo fare io, no? Non ce la fa l'altra, la madre ce l'ha detto. E che cazzo vi lamentate se non ce la fa più di così? Sempre lamentarsi come nella realtà, no, qui è il doppio, il triplo, il quadruplo della realtà. Qui si lamentano il quadruplo della realtà. Buon finale, valeu moto. Oh, valeu aí, tudo bom? Oh, valeu moto. Vissi. Al motorista. Motorista, che suo ônibus passa? Valeu aí. La polizia, povero. Facci passare, guarda, tanto non la fa la volta. Facci passare. Vedo 10 minuti, ci metto veramente 15 minuti per arrivare. C'è scritto 10-15 minuti per arrivare. Vai devagar. Obrigado, motorista. Opa, forza. Salite e muovetevi. Qual è motor? Beleza? Mamma mia, qui è pieno. E hey, motor, beleza? Dovrei metterci la scritta completa, ma non ce l'ho qua. Ancora non l'ho fatta quella lì. No, stavolta non le sto usando, raga, le scritte personalizzate delle linee, tipo di qua, da spezzo. Per ora non le sto usando. Non perché non funzionano, per ora non le uso. Per ora uso queste qua normali del gioco. Oh, la precedenza doveva darmela a me pure. Obrigado, motorista. Ciao. Bom trabalho para você. Ma quando arrivo qui? Oi, tudo bem? Che cosa succede a non guardare dove si va? A guardare i passeggeri? Ecco cosa succede. Suono! Ma proprio davanti al semaforo tu ti vai a mettere. Porca miseria. Muoviti. Guarda il motorista. Muoviti. Levati. Sì, vabbè, e io passo con il rosso, guarda un po'. Guarda un po' te. Oh.
E io passo con il rosso, quanto me ne frega. Ah. Você tá carregando a gente, né, boi? Outro freni não hanno fatto una bella. Minchia, più lento di mia nonna. Proprio. Epa, comprou carteira? Devagar, prato. Aí eu estou andando de fretta. Estou andando de fretta. Eu não posso trabalhar com motorista. Tenho tempo a perder. Estou andando de fretta. Quindi lasciatemi andare da fretta. Fretta, non rompete le balle. Non si salgo anche sopra il marciapiede. Siamo arrivati. Toglietevi dalle balle. Basta. E niente. Allora, dobbiamo fermarci qui. Quanta gente c'è! Comunque non sono io che li prendo, il prossimo autobus non so. Quanta gente c'è! Guardate qui quanta gente c'è! Valeu, piloto! Siamo giù! Obrigado, motorista! Guardate quanta gente ciao, c'è! In quanti saranno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Valeu, saranno buon in 30! Para você. Valeu, 30, beleza, 40 questi qua saranno! Obrigado. Vai schifo final di settimana, non puoi schifo non! Ma valeu, motor, questi qua saranno 30, 40! Valeu, motorista! Valeu, motor. Ma quanta obrigado, gente c'è? Obrigado, valeu aí. Spegni vocês. Questo. Valeu, spegni. Bom final, oh. Um ótimo serviço pra você. Não sono più in servizio. Obrigado, motorista. Obrigado. Va bene, raga. Obrigado, motorista. Obrigado, va bene, raga. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Questo nuovo autobus. Ci faremo molti viaggi. Per ora, dato che è una nuova novità, che però ancora deve essere migliorato, è molto migliorato. Va bene, ragazzi. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi e ciao, ragazzi. Ci becchiamo alla prossima.